bastardo! Dai, svegliati! Che succede? E alzati che dobbiamo andare. Dai, muoviti! Porca vacca, questa non ci voleva. Hanno bloccato l'uscita. Hanno finito, andiamo, dai. Andiamo. Dai, dai, muoviti. Aspetta, prima fammi controllare. Apri il comodo, dai! Dai! Tutto a posto? Sì, sì. Andiamo, dai. Ho un appuntamento, sono la signora Cruciani. Il dottore verrà tra poco, lei è in leggero anticipo. Sì, possiamo aspettare qui? Prego. Grazie. Ma posso anche restare da sola se vuoi andare? No, ti faccio compagnia, tanto non ho niente da fare. Beh, sei gentile, pensavo fossi venuto per starmi vicino. Ma scusa, perché hai paura? Ma un po'. Scusa. Sì? Ciao Antonio, Franco. Ma che, ti disturbo? Ah, vabbè. Senti, io sto all'hotel Formosa, qua ci sono 3 morti. Due l'hanno ammazzato in macchina, un altro invece davanti all'hotel. Hanno usato armi di grosso calibro. Va bene, il resto me lo direi a Bush, eh. Arrivo subito. Sta arrivando anche Curzio, eh. Va bene, ciao. Ciao. Era De Lillo, c'è stata una strage vicino al porto. E quindi tu devi andare? Beh sì, senti, ti chiamo appena posso, oppure chiamami tu e stai tranquilla. Sì, Antonio, stai tranquillo, tu hai una sciocchezza.
gran bel casino, eh? Vieni, vieni. Questo alla guida aveva una semiautomatica calibro 9 con la matricola limata. Non ha fatto tempo ad usarla, aveva in tasca questa. Zambrotto Dario, nato a Partinico nel 63, anche la macchina e il cellulare sono intestati a lui. L'altro chi era? L'altro non lo sappiamo perché non aveva i documenti, aveva in tasca queste. Pillole per il cuore. Quello? Lui, Mario Pinna, 53 anni, è portiere di notte qua. Poveraccio. Grazie. Lavoro da professionisti, eh? Già. C'è Luca? Stai calmo, dai. Che ci fai qui? Ho sentito la notizia alla radio. Fammi passare. No, sentale con questi microfoni.